Salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia del Guerz, bentornati insieme a devosmart.it, visto che ragazzi è arrivato il momento di mettervi a confronto due smartphone secondo me molto ma molto ma molto premium nonché interessanti dell'ultimo periodo. Da una parte abbiamo il Samsung Galaxy S21 Ultra, un camerafone, uno smartphone veramente performante, insomma il mio telefono di lavoro, quindi assolutamente ci sono super affezionato. Contro però l'ultimo arrivato in casa Xiaomi, eccolo qua tra le mie mani, ovvero il Mi 11 Ultra che abbiamo recensito nei giorni scorsi. Vi lascio qua la scheda interattiva così magari potete riprendere anche la recensione completa. Insomma, è arrivato questo smartphone davvero ultra e di conseguenza è anche doveroso metterlo a confronto tra due dei migliori smartphone Android attualmente in commercio, quindi Samsung Galaxy S21 Ultra per questa review e Oppo Find X3 Pro in un versus che vedrete poi nei prossimi giorni. Mi raccomando, mettetevi comodi, iscrivetevi al nostro canale YouTube per non perdere nessuna anteprima, nessun versus, nessun focus, insomma, di questi smartphone, attivate la campanellina delle notifiche e se mi volete supportare, ragazzi, lo sapete, un like e ci sostenete come sempre in questi video. Come vi ho detto, sto cercando un po' di cambiare format nelle nostre recensioni, non è semplice, soprattutto non è facile capire i vostri gusti personali. Però una cosa l'ho capita, che voi volete un'opinione, volete delle votazioni e quindi in questo versus, come nei prossimi, ci baseremo su dei punteggi. Quindi per ogni categoria che secondo me è fondamentale in un telefono, come display, fotocamera, ricezione, parte telefonica, ma anche ad esempio assistenza e post vendita, darò una votazione agli smartphone per poi arrivare a fine video ad avere il vincitore, quindi una classifica e poi ne discuteremo insieme nei commenti. Penso che sia la formula giusta, penso che sia il contenuto giusto, quindi ragazzi mettetevi comodi. Partiamo dal design e la costruzione di questi due telefoni. Sono due smartphone alla fine molto diversi, no? Tra di loro. Per quanto riguarda il design, la scelta ragazzi è molto personale. Mi 11 Ultra risulta sicuramente più pesante, sono 234 grammi di peso contro 227 grammi. Ora, detto così, numeri alla mano sono solamente 7 grammi di differenza, ma vi posso assicurare che proprio in ambito quotidiano la differenza si sente. Mi 11 Ultra, costruito con una backcover in ceramica, risulta più pesante nell'utilizzo quotidiano rispetto ad S21 Ultra, pur comunque non essendo un peso piuma, assolutamente non sto dicendo questo, però ecco, S21 Ultra proprio a confronto con Mi 11 Ultra risulta, come vi ho detto, più leggero. Posteriormente ci sono i due bump delle fotocamere. Allora, noi geek, noi nerd, questi due bump secondo me li riconosceremo in mezzo a 100.000 smartphone perché sono veramente la parte che va a contraddistinguere questi due telefoni. Per quanto riguarda Mi 11 Ultra, il bump è ancora più spesso rispetto a S21 Ultra perché ha un sensore fotografico più grande e quindi necessitava di più spazi. Poi vabbè, c'è anche il discorso del display posteriore che è come la Mi Band 6, però diciamo proprio tecnicamente serve spazio per montare un sensore del genere. C'è poco da dire, per quanto riguarda la costruzione dei due smartphone siamo di fronte a due prodotti veramente premium e quindi li metto al pari dando 4 punti sia a Mi 11 Ultra sia al Samsung S21 Ultra. Ricezione e parte telefonica, questo è un argomento molto importante che molto spesso si tende a non sottolineare all'interno delle recensioni di smartphone. Sono telefoni, dico io, devono telefonare, questo è un punto veramente fondamentale. Allora, vi riracconto l'aneddoto, no, che mi è successo all'interno della recensione di Mi 11 Ultra. Quando ero sotto in galleria e con lo stesso operatore S21 Ultra non c'era campo, mentre con Mi 11 Ultra riuscivo sempre a navigare. Allo stesso identico modo, Mi 11 Ultra secondo me è un modem più performante rispetto all'S21 Ultra, quindi sempre stesso operatore 4G+, lo speed test non tanto in download ma quanto in upload veramente prende molto meglio, cioè molto più veloce in upload i Mi 11 Ultra rispetto ad S21 Ultra. Entrambi sono smartphone 5G, entrambi hanno tutto quello che devono avere, no? Lato proprio ricezione e parte telefonica, quindi per questa categoria do 5 punti a Xiaomi e lascio 3 punti ad S21 Ultra. Display, che dire signori, sono veramente due pannelli eccezionali, 6.81 pollici, 120 Hz di refresh rate, un display veramente perfetto su Xiaomi Mi 11 Ultra, 6.8, sempre 120 Hz di refresh rate anche su S21 Ultra, sono due pannelli da 515 ppi per pollice con una risoluzione di 3200 x 1440 pixel, insomma veramente due pannelli fantastici. Picco massimo di luminosità
1500 nits per quanto riguarda l'S21 Ultra, 1700 addirittura per Mi 11 Ultra. Cioè, ragazzi, veramente due fari senza nessun tipo di problema, cioè veramente potete prendere i telefoni, guardare video su YouTube, tonnellate di contenuti multimediali e non sentirete mai la necessità di dire quel telefono andava meglio, cioè dovevo comprare quel telefono per avere una qualità migliore. Sono due pannelli, come vi ho detto, fantastici, curvi, quindi attenzione ai vostri gusti, la curvatura si sente di più all'interno di Mi 11 Ultra. Feedback della vibrazione quando scriviamo con il telefono veramente perfetto. Vi voglio sottolineare anche questo: su Mi 11 Ultra con gesture attive ho dovuto ridimensionare la tastiera Google, quindi la Gboard, con un aspetto medio alto per non incappare in tocchi involontari, quindi scrivo molto meglio con questa configurazione rispetto a quella standard. Non so come mai mi è successo, io ve lo riporto. Ovviamente tutti i colori possono essere tarati nelle impostazioni di questi due smartphone e quindi devo dire 5 punti assoluti per Mi 11 Ultra e 4.5 per S21 Ultra per quei 200 nits in meno rispetto al nuovo Mi 11 Ultra. MIUI versus One UI. Allora, iniziamo un po' con la storia. Negli scorsi anni io acquistavo, mi mandavano, insomma, prodotti Xiaomi cinesi, quindi andavo a inserire una TWRP, dovevo aspettare ore, giorni per lo sblocco ovviamente del telefono, andare a installare una custom recovery, andare a mettere la Xiaomi EU, quindi mi arrivava l'aggiornamento ogni venerdì. Insomma, la MIUI secondo me era veramente l'interfaccia top per quanto riguardava il panorama Android, no? Ricca di personalizzazioni che gli altri manco si sognavano e soprattutto c'era la particolarità di avere gli aggiornamenti in maniera molto rapida. Cosa che Samsung, ciao, cioè si sognava proprio, la Samsung Experience si aggiornava forse una volta ogni 3 mesi e non aveva aggiornamenti repentini e quindi era un po' il contrario di quanto è oggi. La MIUI è sì un'interfaccia secondo me bellissima perché comunque graficamente mi piace anche di più rispetto alla One UI, poi sono gusti personali ragazzi, ma devo dire che lato update software, la One UI Samsung ha cambiato marcia. Per dirvi un paradosso, l'S21 si è aggiornato alle patch di maggio a fine aprile. È una roba assurda, cosa che ad esempio gli smartphone Xiaomi si aggiornano di media ogni 2 mesi. Poi, per non parlare dei baghettini che si porta dietro la MIUI, certo, anche la MIUI non è perfetta, ci sono alcuni aggiornamenti che le aziende sbagliano, però sono anche veloci nel ricorrere ai ripari. Ad esempio, il sensore di prossimità. Ora, io ho fatto l'alberghiero, ragazzi, onestamente non sono un tecnico, quindi vi dico io. Sensore di prossimità degli Xiaomi, di questo Mi 11 Ultra nello specifico, stiamo parlando di un top di gamma, è un sensore che attualmente non funziona bene, perché è così, è la verità. Quindi io vi chiedo, ma è una cosa software, quindi riguardo la MIUI, bisogna aggiornarla, o è una cosa hardware? Perché sotto questo punto io non so veramente dove sta la verità. L'unica cosa che mi ritrovo io è un Mi 11 Ultra che, come vi ho raccontato, come ad esempio ho detto anche a Flavio ieri, beh, era al telefono mia madre, sono entrato dentro Telegram, WhatsApp, sono entrato ovunque, ma cioè il sensore si deve abbuiare quando appoggio il telefono all'orecchio. Quindi per tutto quello che ho detto in questa sezione do 3 punti a Xiaomi e do 5 punti a Samsung con S21 Ultra. Snapdragon 888 contro Exynos 2100. Anche qua la storia insegna qualcosa. Ovvero l'anno scorso l'Exynos di Samsung aveva veramente portato alla disperazione molti utenti, me compreso, per quanto riguarda il consumo di batteria. Allora, se mi dovessi solamente basare ai vari benchmark, direi assolutamente Snapdragon 888 tutta la vita. Perché? Perché quando andiamo a giocare, perché quando andiamo a fare qualcosa di pesante sul dispositivo, è più prestante, lato proprio numeri, rispetto al Galaxy S21 Ultra. Come dico sempre però, i numeri, ragazzi, contano fino a un certo punto. Perché ad esempio, anche su YouTube, no? Tu puoi avere un canale da 1 milione di iscritti e fare 100.000 visualizzazioni a video. E te dici, però vedi, questa persona fa 100.000 visualizzazioni a video. Però se andiamo in percentuale, che è poi la verità, di share, è il 10%. Quindi, se un canale YouTube da 100.000 iscritti fa 10.000 visualizzazioni a ogni video, è sempre il solito 10% che è il canale da 1 milione di iscritti. Questa è una cosa che le aziende dovrebbero capire, ma poche lo capiscono.
Detto questo aneddoto, ragazzi, qui funziona uguale. Abbiamo uno Snap 888 che è molto potente, ha numeri stravince rispetto all'Exynos, però la verità dei fatti è che l'Exynos non scalda mai, quindi potete tranquillamente utilizzare il telefono senza surriscaldamenti, cosa che invece avvengano su Snap 888. Quindi il 2100 secondo me è molto più affidabile in ambito quotidiano rispetto all'888 di Qualcomm. Ecco perché do 5 punti per S21 Ultra e 3 punti per Mi 11 Ultra. Foto e video. Allora, in ambito foto e video, lo sapete, io ho scelto questo smartphone di lavoro perché obiettivamente mi offriva una periscopica 10x, una buona grandangolare, un buon sensore principale da 108 megapixel, video 4K a 60 frame, insomma, onestamente vi dico la verità, fin quando non mi era arrivato questo smartphone io ero tranquillo. Questo smartphone mi ha dato da ricredere, perché? Perché un sensore più grande, una qualità e soprattutto una pasta colore che assomiglia molto a quella di iPhone mi hanno fatto innamorare delle foto e dei video che scatta questo Xiaomi Mi 11 Ultra. In particolare lato video, dove la stabilizzazione senza attivare niente, quindi classico 4K a 60 frame, prendo lo smartphone e vado in giro così, beh ragazzi, è superiore di gran lunga a questo S21 Ultra. Per quanto riguarda le periscopiche, abbiamo due scelte differenti, 5x nello Xiaomi, 10x per quanto riguarda l'S21 Ultra. Io ho cercato di fare anche delle foto prendendo il sensore principale dell'S21 Ultra e portandolo digitalmente al 5x. Il risultato non è malvagio, ma ovviamente non può essere paragonato al Xiaomi Mi 11 Ultra, come allo stesso tempo non può essere paragonato l'S21 Ultra con la 10x, perché Mi 11 Ultra, digitalmente parlando, non può arrivare alla stessa qualità. Per quanto riguarda modalità notturna, è superiore a quella di Mi 11 Ultra. È anche vero, ragazzi, che penso la maggior parte di voi che acquisteranno questi due prodotti sanno comunque di avere due ottimi camera phone. Adesso comunque vi lascio agli scatti eseguiti a confronto con i due smartphone. Prova video direttamente da Mi 11 Ultra, 4K 60 fps, peccato che non ci si possa inquadrare con la fotocamera posteriore, cosa che invece si può fare quando facciamo delle foto, quindi se vi volete fare un selfie di qualità potete utilizzare il display posteriore. Questa invece è la prova video del Galaxy S21 Ultra, sempre 4K 60 fps, sempre fotocamera posteriore, quindi io come nello Xiaomi non vedo cosa sto inquadrando. Per questa categoria mi sento di dare 5 punti a Xiaomi e 4 invece a Samsung. Autonomia. L'autonomia secondo me, soprattutto in un top di gamma, è fondamentale, perché non possiamo comprare un top di gamma, pagarlo 1300 euro, 1200 900, quello che volete, e avere un'autonomia che non arriva a sera. Allora, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, abbiamo due batterie da 5000 mAh, dove Xiaomi fa meglio per quanto riguarda il supporto alla ricarica rapida, perché ad esempio in confezione vi dà un caricabatterie da 67 watt. Abbiamo anche il caricatore nuovo, quello wireless da 80 watt. La ricarica rapida è molto più performante nel Mi 11 Ultra rispetto all'S21 Ultra. Però in ambito quotidiano si capovolge la cosa, dove S21 Ultra è superiore in ore di schermo, sempre 6 nel mio utilizzo, arriva a sera tranquillamente, 4, 4.30, forse 5, dipende come si utilizza. Lo Xiaomi Mi 11 Ultra attualmente ad oggi, che ancora non ha la MIUI 12.5. È anche vero che con questa ricarica rapida tu attacchi il telefono e boom, in 20 minuti hai batteria che ti può portare al giorno dopo senza nessun tipo di problema.
però ecco, diciamo che per questa categoria mi sento di dare 4,5 punti a Samsung, non 5 perché c'è questa mancanza, come vi ho detto, del supporto alla super ricarica rapida, e 4 punti a Xiaomi perché è sì vero che lo metti in carica e con il caricatore in confezione è subito pronto, però è anche vero che di base dovrebbe far di più. Altro punto fondamentale, secondo me, quando si acquista un telefono del genere è l'assistenza e il post vendita. Samsung è stata votata numero uno in Italia per quanto riguarda questo settore, quindi assistenza post vendita. Devo portare anche l'A52 5G, poi vi racconterò anche quello. Comunque, mentre per quanto riguarda Xiaomi ci si basa a corner esterni, l'assistenza, ci sono forse due, credo, punti vendita ufficiali che forniscono appunto assistenza in Italia, quindi è leggermente più complessa rispetto a Samsung. È anche vero che Xiaomi è arrivata dopo, quindi magari la vedremo nel tempo. Attualmente solo Flavio ha avuto a che fare con l'assistenza Xiaomi e quindi mi ha detto che i tempi di riparazione rispetto a Samsung sono più lunghi, appunto per dover gestire tanti telefoni e ci sono pochi corner ufficiali. Quindi sotto questo aspetto 5 punti per Samsung e 4 per Xiaomi. Magari, ecco, sotto questo punto di vista fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nel box dei commenti. Per quanto riguarda i numeri, Xiaomi Mi 11 Ultra ottiene 33 punti in questo versus, mentre S21 Ultra ottiene 35 punti per questo confronto. Questa, ragazzi, era la nostra opinione sui due telefoni. Io adesso voglio aspettare la vostra qua sotto nel box dei commenti. Preferite S21 Ultra o preferite lo Xiaomi Mi 11 Ultra? Sicuramente Mi 11 Ultra è stata una sorpresa. Anche io non mi aspettavo uno smartphone del genere, lato display, lato foto e lato video, però c'è qualcosa da mettere subito, e dico subito, a cartello, perché non è possibile che io durante le telefonate non riesca a conversare bene con l'interlocutore perché ha un sensore di prossimità del genere. Quindi se è software, lo ripeto, subito sotto con gli aggiornamenti. Quindi vi aggiornerò, non vi preoccupate nel tempo, sotto questo punto di vista. Ragazzi, anche per quest'oggi ovviamente dal Buon Guerz è tutto e noi ci vediamo prossimamente per un nuovo video. Ciao a tutti!